di Castelfranco Veneto. Tutto è pronto. Partiti. È il nuovo Florida che manovra la prima palla con Pacillo. Subito pericoloso. Si allontana Severini. La palla è buonissima! Miracolo di Giordani! La palla era ottima. Mi sembrava anche si trattenevano la maglia. Sempre Roberti sulla palla, va via, qui sembrava che ci fosse l'intervento irregolare. Buona la palla di Severini per Nappello, il cross in mezzo, vola Serges ma non impatta il pallone. E riparte Muzzi, il numero 20, Valentini, Muzzi fuori. È molto pericoloso, questa volta lo segnaliamo da in contropiede, molto bravo il nuovo Florida. Con la combinazione Valentini-Muzzi, vedete Muzzi 20 per Valentini, la palla di ritorno è molto buona. È uscita anche di qualche metro alla sinistra di Pizzini, però. Drone, la palla è buona per Severini! Niente da fare. Siamo giunti al 32esimo, segno anche questa. Il Fano c'è, il Fano leale occasioni. Buona crea palla. La palla è buona. Nappello prova una conclusione molto difficile. Schiaroli, attenzione all'attenzione. Valentini è stato bravissimo Schiaroli per l'ennesima volta. Schiaroli, devo dire, quasi un mio pupillo. Per Valentini, la bella la parte, per la palla per Zitelli, il tiro è veramente clamoroso, esce di un soffio, di un niente, Zitelli. Buona iniziativa anche in questo caso. Bisogna riconoscere che anche il nuovo Florida ha le sue belle palle gol, guardate veramente di un pelo. Nappello per Nappo, di nuovo per Nappello. Palla interessante dentro per Severini. Ancora, Nappello impatta male. Questa è un'occasione, io voglio dire. Questa sarebbe un'occasione. La giocata era interessante. Sì, era stata costruita. Secondo me è costruita bene. Dare via Serges. La battuta in rete, fuori! Fuori di un soffio. Questa volta il Fano a recriminare con Serges. Sì, adesso c'è il cambio. Tra la mistura per Schiaroli. E allora ancora una volta guardate di un soffio. Sostituzione Alma Juventus Fano, esce con il numero 2 Alessandro Schiaroli, deputato a dirigere la parte difensiva. È il defensive coordinator. Yeah, come dicono in Inghilterra. Come dico. Attenzione. Attenzione, importante la palla, Sibila, anche questa. Sì, fuori. Anni. Adesso tornerei in cronaca. Fano è messo male, non era attento in questo per caso. Per niente. Ci si è perso tempo un po' a lamentarsi, bisogna stare molto attenti a queste situazioni di gioco. La palla è molto buona per Sebastiani, ecco. Tiro e rete, autogol. Ha segnato il nuovo Florida. È incredibile la disattenzione che ha avuto il Fano in questo caso, impegnati a protestare con l'arbitro, disuniti in mezzo al campo. È bastato un rilancio da dietro del nuovo Florida per tagliare fuori tutta la difesa, tutto il centrocampo. Adesso si va a protestare quando non serve. Mi è sembrato Sebastiani, autore della rete, numero 99. Deviazione, la palla va dentro, però credo abbia segnato il numero 19. 19? Sì, Menghi. Menghi, ben servito. La palla è buona. No, non può. Sono sincero, perdonatemi se sono stato di parte, ma non penso che questo sia un rigore che si possa fischiare. No. Regia,
fammi vedere se mi sono sbagliato, ti prego. Io pensavo lo ammonisse per simulazione, ma avrò sbagliato io. Ma questo non è niente. Questo non è niente. Piove sul bagnato e parte con l'infortunio di Schiaroli. E l'infortunio, il gol preso su disattenzione. Guardate. Ma questo non è niente. Perdonatemi, non voglio essere di parte. Cerco di non esserlo. Il rigore generoso. Io pensavo lo ammonisse per simulazione. Vi dico. Sulla palla Basualdo. Martinez. Basualdo Martinez. Rigore per il Nuova Florida. Rete 2-0. Basualdo Martinez. 2-0 per il Nuova Florida. Severini. Nappo. Ancora Roberti, Severini, la palla in mezzo, la palla è buona, ma niente da fare. Ancora occasione per il Fano, Serges non riesce a impattare. Caro Serges, quando segni, questa è la cosa che mi viene da dire, da detto ai lavori. La Se palla. Non segni in questa circostanza non, palla. Non esiste sbagliare un gol di zero. Purtroppo le occasioni non saranno tante, bisogna recuperare due reti, la condizione psicologica della squadra è a terra e queste gira tutto storto. Rimetterla in mezzo, Bonacchi, palla persa, attenzione, Muzzi, allarga. Ancora Muzzi, il tiro, bravo Bizzini, tiro effettuato da Pacillo, mi sembra, qui rivediamo, chiama l'1-2, no, credo il numero 8, allora Basualdo prova a inventare qualcosa sulla fascia, la palla è anche buona. Attenzione, la palla è buona, malissimo, c'era Brunetti libero, ma si è provato a battere a rete, è stato mistura. Occasione l'ha avuta Zanni. Zanni. Peccato Danappello. Zanni. Guardate, c'era liberissimo. Era Brunetti. Brunetti. Completamente libero. Peccato, perché era una buonissima occasione per provare a riaprire la gara. Sono i momenti più difficili dove... Attenzione, la palla è buona! No, non ha fischiato nulla. Ancora proteste, ancora ammonizioni. La partita sta degenerando. Mi era sembrato l'arbitro fallo di mano. L'arbitro ha interrotto il gioco per ammonire. Guardiamolo, riguardiamolo insieme. Mi sembrava fallo di mano, non cambia niente. Il risultato non sarebbe cambiato. Allora, colpo di testa. Si vede male. Dal regolamento la palla prima colpisce il ginocchio del giocatore e poi il braccio. Quindi credo che l'arbitro abbia fatto bene. Sì. Ah, perché dal ginocchio ce l'hai portata, non c'è nulla. Sul braccio. È improbabile. È il Nuova Florida che se ne va con Zittelli, che prova ad allargare tutto, si trova solissimo davanti a Bizzini. Il recupero provvidenziale di Bonacchi.